L'Avezzano vince di misura con merito il derby delle Deluse con la Vastese, due squadre rivoluzionate dal mercato e con un obiettivo chiaro, la salvezza. Una prova di carattere per i marsicani che hanno colpito nel primo tempo e legittimato il risultato nella ripresa contro una Vastese incapace di reagire come aveva fatto nel turno infrasettimanale. Nell'Avezzano subito in campo due degli ultimi tre arrivati, Ferrante e Manari, in panchina Pierantozzi, Giampaolo Vara un 4-3-3 con Crassi in regia, Tariuk preferito a Di Gianfelice, Manari, Padovani e Deramo in avanti. Nella Vastese beccato l'ex di turno Sbardella che guida la difesa con Jarocci al suo fianco per il forfè di Del Duca che va in panchina al pari dell'ultimo innesto Cicerello. In mediana ritrova il posto Stivaletta, davanti Leonetti, Sciba e Fiore. Si gioca di fronte ad una discreta cornice di pubblico. La partita però mette in evidenza le difficoltà delle due squadre. Un filo meglio la Vastese che bussa due volte dalla distanza nei primi 4 minuti con Leonetti e soprattutto Palumbo, il quale non va lontano dalla porta. Impacciata la manovra dell'Avezzano che patisce la mancanza di un regista vero. Si prodiga in avanti Manari, molto attivo, che va al tiro all'11. La partita non offre granché. Al 25 punizione di Capellupo, incornata di Stivaletta sopra la traversa. Ma al 33 con un vero e proprio lampo l'Avezzano passa, traversone di Manari, la difesa della Vastese si addormenta, Padovani no, e il centravanti con una zampata piazza la palla alle spalle di Patania. La Vastese accusa il colpo ma reagisce alla fine del primo tempo, punizione di Fiore, vola Fanti, poi botta di Jarocci deviata in corner da un difensore. Sul successivo angolo Sciba anticipa Fanti ma non trova la porta sguarnita e così si va all'intervallo. Nella ripresa la Vastese prova a dare seguito a questa spinta e reclama un fallo di mano in area di rigore. Di Giovanni di Caserta fa giocare. Avezzano di rimessa al 7° con la botta di Deramo, ma soprattutto al 9° quando la squadra di casa sfonda a sinistra, cross basso di Di Nicola per Manari che fallisce il tiro da favorevole posizione. Lo stesso Manari, acciaccato, lascia il campo a Grazioso e Deramo, riportato a sinistra, si fa subito pericoloso al 22° con una giocata delle sue, sventata distinto da Patania. La Vastese spinge senza costrutto e senza creare alcunché ed è l'Avezzano a sfiorare ancora il raddoppio al 27° con il colpo di testa di Tariuk. Allora Montani spedisce dentro Cicerello e Cone per Fiore Stivaletta e cambia modulo 4-2-4 e al 33° Capellupo pesca Sciba che conclude Fanti e miracoloso in due tempi. I cambi sembrano dare nuova linfa alla Vastese ma l'Avezzano si rifà vivo due volte col sinistro di Grazioso prima da piazzato e poi con una conclusione da fuori. In entrambi i casi uno spavento per Patania. Nei minuti finali il forcing della Vastese non c'è, i marsicani gestiscono bene il vantaggio e portano a casa un successo prezioso, il secondo della gestione del nuovo presidente D'Alessandro contro una Vastese apparsa involuta nella ripresa. Fabio Montani, una distrazione in occasione del primo gol evidente e poi nella ripresa non c'è stata la stessa reazione che abbiamo visto mercoledì. Sì, sicuramente non c'è stata la stessa reazione perché ovviamente eravamo anche stanchi vista la partita di mercoledì. E una distrazione che ci è costata la gara perché è stata poi l'unica palla dentro che è arrivata. E abbiamo avuto qualche situazione importante che nell'ultimo passaggio siamo stati imprecisi e magari poteva portare a casa il pareggio. Purtroppo non andrà così. Sono d'accordo con te che la pressione nel secondo tempo un po' è calata, ho cambiato qualcosa, però le forze, pensate che Cicerello è arrivato ieri mattina, Dudu Cone qualche giorno fa, quindi anche certi automatismi non vengono bene. Però devo dire che non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché è andato tutto fino alla fine. So che ci tieni a questo argomento, anche la partita di oggi dice che bisogna tenere piedi per terra perché il campionato è nato male e va portato in porto. Lo sto dicendo dal primo giorno che sono arrivato perché questo è quello che mi ha chiesto la società. Quindi in questo momento abbiamo diverse squadre sotto, mi sembra 8-9 squadre, una roba del genere, quindi stiamo lavorando per questo e quindi rimane questo assolutamente il nostro obiettivo. Senti, l'ultima a livello di mercato, la fase dei dilettanti è chiusa, pensate a qualche innesto tra parte dei professionisti, soprattutto la parte degli svincolati? Sì, dobbiamo fare ancora qualcosa con gli svincolati, la società sa perché manca un 2000 e manca una mezzala, quindi sanno tutto, i direttori stanno lavorando, già ci sono dei nomi, quindi mi aspetto che con gli svincolati completiamo la rosa per poi poter lavorare finalmente con una rosa costruita da me nel periodo natalizio. Giampaolo, nel primo tempo si è visto che l'Avezzano è ancora un cantiere, nel secondo tempo si è visto che ha grande cuore, ha portato a casa una vittoria a mio avviso meritata per quanto fatto soprattutto nel secondo tempo. Sì, hai perfettamente ragione, era una partita molto difficile, incontravamo una Vastese forte, soprattutto lì davanti, ci abbiamo messo cuore, ci abbiamo messo passione, ci abbiamo messo voglia, ci abbiamo messo sofferenza, sono tutte caratteristiche per portare poi il risultato a casa.
E loro, i ragazzi, sono stati bravissimi, anche perché questa è la terza partita di una settimana con pochissimi ricambi, per cui hanno buttato veramente il cuore oltre l'ostacolo. E poi quando tu dai il massimo, anche se tecnicamente c'è ancora da migliorare, però poi la vittoria sul 90% la porti a casa. Mister, è stato un periodo davvero particolare, cambio di proprietà, mercato, squadra rivoluzionata. Come si fa a lavorare in queste condizioni e cosa ha dovuto fare, forse non solo l'allenatore, in questi giorni? Ci vuole fortuna anche nel calcio, perché non è assolutamente facile. Chi fa questo lavoro, avere giocatori che il 90% che giocavano titolari e non li averli più la settimana dopo, è normale che devi ricominciare da capo con quelli che hai. Non è facile, però ripeto, io ho sempre creduto in questi ragazzi, sono puri da quel punto di vista, nel senso che entrano in campo, anche se psicologicamente possono pensare che sono inferiori alla squadra, però riequilibrano il tutto con la passione, con la voglia, con la sofferenza, con la determinazione. Questa è stata la partita che abbiamo fatto oggi con la Vastese, e questi sono dei presupposti importanti per cercare di risollevarsi al più presto possibile.